Benvenuti a questa serata finale di Repubblica delle Idee. Sarà una grande serata, una lunga serata. Siete già tantissimi e allora facciamo entrare il primo ospite, Romano Prodi. Prima domanda, teniamo la giacca o ce la leviamo? Ce la leviamo. Ce la leviamo. Bella piazza, eh? Bella, bella, bellissima. Grazie, grazie, buonasera. Allora, questo 2019 è un anno di anniversari importanti, i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. È un anno importante anche per il professor Romano Prodi. Il 9 agosto compie gli anni, ma non dico quanti perché è giovanissimo, quindi 80. Giovanissimo. E nel 1999, stavo pensando, preparandomi a questo incontro, tu sei diventato presidente della Commissione Europea. Proprio in questi giorni, no? Alla fine di giugno, cominciò la nuova legislatura, il nuovo Parlamento Europeo, e sei diventato presidente della Commissione Europea. Erano anni di grandi progetti, di grandi obiettivi. In quei 5 anni da presidente della Commissione c'è stata l'attuazione dell'euro. 1 gennaio 2002 facevamo tutti la fila davanti ai bancomat per prendere le prime banconote. L'allargamento ai paesi dell'ex blocco sovietico, 2004 entrano in 10 nell'Unione Europea. E la Costituzione, che doveva essere la carta fondamentale che dava le regole della nuova Unione. Rileggendo questi passaggi sono rimasto quasi allibito rispetto alla mediocrità dei nostri tempi, il fatto che si sono fatte tutte queste cose in 5 anni. Però c'è stata una pietra d'inciampo subito: il 29 maggio del 2005 la Francia con un referendum disse di no alla Costituzione europea, e tu hai commentato quel voto, quel referendum, dove per la prima volta vinceva il no a un processo di allargamento dell'Europa, per la prima volta il cammino dell'integrazione, che sembrava inesorabile, veniva frenato da un voto popolare. E scrivevi: nell'analisi del voto francese c'è la paura della precarietà, paura dell'allargamento, paura degli immigrati, paura per l'economia. E c'è un dato interessante: le classi medie del settore pubblico si sono aggiunte alle classi medie del settore privato nel votare no in modo massiccio. Un crescente senso di precarietà e la paura di vedere diminuire il proprio potere d'acquisto e il proprio status sociale. 20 anni dopo, dal 1999, elezioni europee del 2019, io vorrei chiederti: chi è Matteo Salvini? È il figlio di quella paura che viene da lontano, che non comincia oggi? È la nuova incarnazione del conformismo italiano, per cui a un certo punto tutti si buttano sul carro di qualcuno, salvo poi scenderne sempre più rapidamente? Oppure, come si leggeva in un hashtag di qualche mese fa proprio sul profilo di Salvini, Salvini tira dritto. Salvini è semplicemente uno che piace perché tira dritto. Ma è vero, Salvini tira dritto, ma non tiene conto delle curve. Questo è il vero problema. E quindi nasce, cioè, Salvini pensa veramente che l'itinerario della storia sia il suo, mentre la storia ha itinerari diversi. E in questo momento io credo che siamo di fronte a una grande curva, e Salvini ha il problema di guidare il veicolo Italia in questa curva, e non è semplice per lui, anzi io ritengo che abbia tenuto
una velocità eccessiva e che quindi abbia dei grossi problemi da ora in poi. Sia finita la sua parabola ascendente del tutto condivisa da tanta parte degli italiani, perché ha di fronte dei problemi gravissimi. Ecco, questa è una lettura controcorrente, perché in realtà si ha la sensazione che Salvini stia per aumentare addirittura il suo consenso. Ma allora vediamo queste curve. Noi questa settimana, il mio settimanale L'Espresso ha fatto una copertina tutta nera, la citazione di un manifesto di Félix Beltrán sull'energia elettrica in Cuba, e abbiamo messo una scritta: Italia game over, perché è una settimana complicata, un governo che tira a campare, un Parlamento bloccato, la minaccia di una procedura di infrazione. Allora io vorrei chiederti di fare un viaggio tra queste curve. Quali sono le curve che deve affrontare l'Italia nei prossimi mesi e quali sono le curve che Salvini rischia di prendere dritto per dritto, portando a sbandare però l'intero paese? Ma prima di tutto smettiamola di parlare di Salvini. I problemi sono i problemi del paese. Qui abbiamo davvero delle curve davanti a noi, e la grande curva è la legge del bilancio, perché è la sintesi di tutto. E il problema è che noi arriviamo a quella curva senza fiato, non abbiamo né benzina nel motore né fiato per poterlo dirigere bene. Abbiamo una situazione economica che è veramente al di là di ogni immaginazione. Perché? Perché il debito cresce sempre di più. Le previsioni europee parlano addirittura di arrivare al 135% fra debito e PIL. Mettiamo pure che esagerano, che si arrivi a 134. Siamo comunque in una situazione assolutamente fuori controllo, e le decisioni prese ci portano al di là di questo duro punto di arrivo. Cioè le decisioni prese fanno spendere di più. Capisco benissimo che sono tutto popolare. Sto parlando della decisione più popolare che il governo ha preso, quella della quota 100 delle pensioni. Benissimo, tanta gente l'aspettava, tanta gente lo voleva, però non hanno messo in nota il finanziamento, che sarà invece costosissimo. Tutti i paesi europei sono preoccupati per questo singolo punto. A questo poi si aggiungono altre, a questo si aggiunge tra l'altro il problema della flat tax. Ma Salvini vuole assolutamente la sua grande promessa. Hai detto Salvini? Lo so, scusa, hai ragione. Non nominiamo l'elefante. No, voglio dire, la flat tax, adesso senza scherzi, è una cosa inimmaginabile, perché dal punto di vista teorico, che lo sappiamo tutti, no? Che paghi la stessa aliquota fiscale uno con 50.000 euro e uno con 5 milioni e non sta in cielo né in terra, ma questo lo sappiamo tutti. La prima decisione presa è stata quella di stabilire un privilegio al di sotto dei 65.000 euro, e i commercialisti di tutta Italia, io penso che ci sia qualche commercialista qui presente, stanno lavorando come matti perché tutti si tengano al di sotto dei 65.000 euro, dividono le società in 3, in 4, in 5, in 6. Oh, ma questo vuol dire introiti fiscali in crollo, ma non per giustizia fiscale, semplicemente per uno scopo di tipo politico elettorale. Questo è quello che sta avvenendo, oltre i condoni, l'edilizia, i condoni sulla rottamazione delle cartelle. Cioè è un bilancio che è in squilibrio di lungo periodo, che viene tenuto in piedi con delle misure a breve termine.
Nelle due pagine che sono uscite dal Ministero dell'Economia per rispondere a Bruxelles, che poi il ministro Tria all'inizio non le ha smentite, poi ha detto invece che erano autentiche, ma c'era stata una fuga di notizie di cui ha perfino accusato la vice ministro dell'Economia del Movimento 5 Stelle, c'è un punto dove si dice che la flat tax sarà finanziata con i tagli alle nuove politiche del welfare. C'è quell'aggettivo nuovo che vuol dire, in sintesi, il reddito di cittadinanza. Ma c'è il rischio che per fare la flat tax si taglino anche le vecchie politiche del welfare, cioè i servizi sociali, la sanità e tutto quello che fa parte della protezione sociale di questo paese, che se non ha neppure questo, davvero game over. Ma i soldi bisogna trovarli da qualche parte. Allora, li tiriamo via con la flat tax, li tiriamo via con la quota 100 e con qualcosa bisogna provvedere. E siccome non c'è nessuna diminuzione nelle spese di carattere generale, voglio dire per demagogia, ma anche se vogliamo in modo anche giustificato, si taglia qualche reddito della politica, ma dal punto di vista del bilancio sono sciocchezze, e a questo punto c'è uno sbilancio di 40-50 miliardi e bisognerà pure trovare i soldi. E allora questa espressione dalle nuove politiche sociali mi mette in grande sospetto che si sia tolto il nuovo e che venga tagliato dalle politiche sociali, perché non vedo un altro capitolo in cui abbiano detto tagliamo la spesa. Questa è la realtà di oggi, e quindi per questo che la curva c'è vicina, la curva è fra settembre e ottobre, ecco. Sulla questione del debito, vorrei tornare un attimo su questo punto, sulla questione del debito c'è tutto un filone politico, ma direi anche culturale, anche di economisti, cioè tuoi colleghi, che dicono ma in fondo il debito non è un problema, il debito dell'Italia non è un problema, è un vincolo che ci ha imposto l'Europa. Qualcuno in questi giorni ha proposto di fare dei mini bot per pagare i debiti che la pubblica amministrazione contrae con i suoi fornitori, e insomma invece la vostra generazione politica ha messo al centro il debito, ha sempre spiegato a noi che il problema dell'Italia era esattamente questo. Come stanno le cose? Cioè è una fissazione, è un qualcosa da cui liberarsi come d'incanto, basta dire non c'è il problema, oppure il problema c'è e ti strangola? No, il problema c'è, è gravissimo e tutti ne tengono conto, però è anche rimediabile. Cioè voglio dire, io con il mio governo, in tutti e due i governi ho diminuito il rapporto debito-PIL del 10%, e alla fine del mio governo avevo un rapporto che è identico a quello che oggi ha la Francia. Che se avessimo quello noi saremmo tranquilli, non c'è mica bisogno di fare, c'è bisogno di non fare demagogia, c'è bisogno di governare bene, c'è bisogno che quando noi raggiungiamo l'età media di 81 anni per gli uomini, per grazia di Dio, e 84-85 per le donne, ma allora dobbiamo tener conto o no che dobbiamo riformare le pensioni tenendo conto di questi aspetti? Dobbiamo tener conto o no che è cambiata la vita completamente? Questo è il discorso. So benissimo anch'io che si guadagnano voti nascondendo questi problemi, ma si guadagnano oggi, per questo che io sostengo che ormai siamo alla resa dei conti. Nella resa dei conti c'è questo dato che non dipende solo dall'anno del governo Conte, dall'anno del governo giallo-verde, perché l'Italia è il fanalino di coda della crescita tra i paesi dell'Unione Europea. Tu sei un esperto di politica industriale e hai studiato l'industria di questo paese, hai raccontato molti anni fa, primo fra tutti, un tessuto di piccole e medie aziende che garantivano il PIL di questo paese. Perché da molti anni siamo il fanalino di coda? Perché
c'è questo spirito perdente, no? Io ritengo che sia molto più importante che non qualsiasi altro aspetto, cioè col cambiamento di governo, con le tensioni continue, con lo scontro che noi abbiamo in ogni momento. Si è sparsa sfiducia, si è sparsa paura, si è sparsa inazione, cioè proprio, e questo sta facendo provocare tutta una serie di problemi e di paralisi. Certamente quindi tutti questi messaggi che ti danno l'incertezza sul domani impediscono gli investimenti, impediscono l'arrivo sano delle imprese straniere. Cioè noi abbiamo adesso in Italia tantissime imprese, tedeschi, francesi, cinesi che comprano imprese italiane, ma non investono nel nuovo in Italia. Comprano imprese perché comprano un mercato. Alla fine l'Italia è ancora un grande mercato. Appena c'è una minima difficoltà se ne vanno. Abbiamo visto ieri, abbiamo sentito l'operaio della Whirlpool che lo raccontava. Sì, beh, ma ci aggiungi il Mercatone 1, ci aggiungi perfino i dadi da brodo vanno via, no? Quindi voglio dire, non si riesce più neanche a fare il brodo italiano. E allora voglio dire, di fronte a questi messaggi è chiaro che gli italiani che avevano ripreso a investire con la 4.0, tutto si può dire, ma l'anno scorso gli investimenti industriali avevano cominciato a crescere fortemente, un anno e mezzo fa, due. E questo da... si è fermato di nuovo tutto. Allora, eravamo terz'ultimi, non è che fossimo messi bene anche prima, però adesso siamo proprio ultimi, e tra terz'ultimi e ultimi, alla fine, c'è la retrocessione o meno, no? La differenza, il Bologna era lì così, no? Per essere terz'ultimo anche lui, quindi è un problema importante quello. Ma la paura, l'insicurezza, la sfiducia sono colpa, è colpa dei cittadini, perché a volte quando si fanno queste analisi sembra quasi che una paura è infondata, che l'insicurezza è colpa dei cittadini. O è anche colpa delle classi dirigenti che non riescono a dare una risposta, o di classi dirigenti che addirittura la producono questa paura? Beh, evidentemente il pesce comincia a puzzare dalla testa, cioè voglio dire, è chiaro che se c'è un messaggio che non è veritiero, che non viene ritenuto veritiero dai nostri paesi con cui abbiamo da fare ogni giorno, c'è una sfiducia crescente, è chiaro che i cittadini a questo punto ognuno va per conto suo, ecco. Questo è il problema dello spirito civico che ci manca in Italia in questo momento, ognuno va per conto suo. D'altra parte è lo stesso messaggio che ci dà il governo con queste misure fiscali, con queste decisioni, ognuno va per conto suo, ecco. Ma la paura, quella più alimentata, vorrei dire, non solo in Italia ma in tutta Europa, pensiamo anche alla Francia, pensiamo al prezzo politico che ha pagato Angela Merkel nel 2015 quando, durante la grande crisi della rotta balcanica, decise di aprire le frontiere della Germania a 800.000 migranti provenienti dalla Siria. Insomma, la grande paura è l'immigrazione, il grande fuoco che è la benzina del motore dei populismi e dei sovranismi. Questa è la contraddizione dell'Europa. Italia, Germania, Spagna, Polonia stanno perdendo di popolazione a un livello impressionante. Non sto mica a dare tanti dati. In una generazione l'Italia perderà più popolazione di quella che c'è in Emilia-Romagna oggi, cioè perde un'Emilia-Romagna in 25 anni. E beh, a questo punto bisognerà pure fare un discorso di riequilibrio. O gli italiani si rimettono a fare figli immediatamente, non lo vedo nello schema che noi abbiamo di fronte, oppure in qualche modo noi dovremmo pure avere un'emigrazione. L'abbiamo già avuta e vedete, abbiamo avuto un grande momento di popolarità dell'immigrazione quando sono arrivati i mungitori e le badanti, perché ogni famiglia sentiva fisicamente che avevamo bisogno di questi migranti. Poi
con la grande paura, poi con la terribile guerra di Libia, e il problema è invece entrato come problema negativo nell'ambito del nostro paese. E da allora sono cambiate le cose, e evidentemente sia chiaro, finché c'è ancora questa guerra, il problema dell'immigrazione rimarrà sempre un problema difficilissimo da controllare, perché finché c'era Gheddafi, dittatore, ma si trattava, minacciava di mandare barconi, ma non li mandava perché c'era una controparte. Adesso la situazione è passata fuori controllo. Sì? L'Italia c'è su questo scacchiere della Libia? Come? L'Italia c'è sullo scacchiere della Libia? C'è stata una conferenza di pace a Palermo nel mese di novembre? L'Italia non c'è assolutamente sullo scacchiere della Libia. Abbiamo avuto conferenze e conferenze senza alcun risultato. Noi non abbiamo più nessuna parola. Il conflitto libico è passato adesso in mano alle grandi potenze, più la Francia. Questa è la reale situazione della Libia di oggi. E anche loro fanno fatica, perché tutti sapevano, come almeno chi aveva avuto esperienza, sapeva come era fatta la Libia, cioè delle tribù difficilmente amalgamabili, con problemi di tensione fra di loro, e quindi in cui la ricostruzione dello Stato era un fatto, una sfida difficilissima. Eppure si è andata avanti in questa guerra in modo incosciente e senza tener conto delle conseguenze. Ma quanto conta l'Italia oggi in Europa? Ho ricordato il 1999, il governo dell'epoca, un governo di centrosinistra, il presidente era Massimo D'Alema, riuscì a nominare un italiano alla presidenza della Commissione europea, Romano Prodi. Abbiamo in questo momento il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, nella commissione guidata da Prodi il commissario alla concorrenza era Mario Monti, insomma sono nomi. Quanto conterà l'Italia nella prossima commissione con questo voto alla Lega, che è sicuramente uno dei gruppi parlamentari più grossi, dei gruppi nazionali più grossi nel nuovo Parlamento europeo, ma poi a livello invece di numeri generali conta pochissimo. Allora, il voto europeo è stato un messaggio molto chiaro. In Europa, dal punto di vista generale, i cosiddetti sovranisti non conteranno nulla, non riescono a fare nessuna maggioranza di nessun tipo, nemmeno alleandosi eventualmente cose impossibili con il popolare, quindi sono fuori dal giro. Ma c'è un fatto molto importante per l'Italia, che oltre a essere isolati e non riescono a trovare accordo nemmeno con i sovranisti, perché per definizione i sovranisti tra di loro non troveranno mai un accordo, perché sono sovranisti, cioè per la propria nazione, no? Prima gli italiani, prima gli ungheresi. Prima gli italiani, poi gli ungheresi, poi i polacchi, poi non so che cosa. E qui si sta dimenticando che ci sono 23 cinesi ogni italiano e 17 cinesi ogni tedesco. Questa è la storia, signori miei. E quindi se non stiamo assieme qui è finito davvero tutto. E noi continuiamo a andare. Però l'Italia è sempre speciale, perché oltre a essere isolato, questi hanno insultato in modo fisico i dirigenti europei e soprattutto hanno provocato gli altri, i leader europei, nel modo più incredibile. Ma l'idea di andare a festeggiare non solo con i gilet gialli, ma con la parte violenta dei gilet gialli a Parigi, ci vuole un genio, secondo me ci vuole un genio, no? Perché è una roba incredibile. Perché... Di Maio lo posso nominare, sì. Di Maio lo posso nominare. Di Maio lo puoi quasi nominare, via. Quasi. Vabbè, lui che aveva fatto quella foto. Ma voglio dire, ti rendi conto di questo, che l'Italia è sempre stata in Europa, non siamo mai stati un paese leader, nel senso di guidare gli altri,
ma l'Italia è sempre stata indispensabile nel costruire le maggioranze che prendevano la decisione. Per me è stato impressionante, nella mia esperienza a Bruxelles, vedere come nella storia l'Italia aveva sempre dato il contributo a creare la maggioranza e a prendere la decisione. Adesso non c'è più nessuno, mi chiedono mai cosa sta succedendo, dove sono, cosa fanno. Però si possono difendere le istituzioni europee così come sono. Prendiamo la Brexit. Oggi entrano nel Parlamento europeo dei deputati che si militano in un partito che si chiama Brexit Party. Cioè entrano nel Parlamento europeo dei parlamentari che hanno come obiettivo distruggere quel Parlamento europeo di cui fanno parte o comunque andarsene. Ed è tutto un sistema impazzito nei vari paesi. Prendiamo proprio l'Inghilterra, era il modello di stabilità assoluto. Quando si parlava dell'Inghilterra si parlava modello Westminster, uno sta al governo, l'altro all'opposizione, chi sta all'opposizione fa il governo ombra per candidarsi a governare. Nei confronti dell'Europa avevano un atteggiamento, un piede dentro, uno fuori, ma blindato di grande chiarezza. Oggi il Parlamento inglese è in preda al caos e il caos è stato esportato a Bruxelles, a Strasburgo e tutte le altre sedi dell'Unione. Prima di tutto un'osservazione, che per merito o per colpa della Brexit e di Trump le istituzioni europee si sono rafforzate moltissimo, cioè nessuno più dice di andare fuori dall'Europa, nemmeno l'innominabile, no? Perché? Perché è talmente complicato, talmente difficile, talmente dannoso che non c'è. Quindi lasciamo stare questo aspetto, perché io devo dire che a me è dispiaciuta la Brexit, è dispiaciuta perché tanta parte del mondo guardava l'Europa con gli occhiali britannici, pensate all'India, pensate a tante parti dell'Africa, pensate a tutte queste cose. Però devo anche dire che gli inglesi sono sempre stati alla periferia dell'Europa. Io mi auguro che ci rientrino, ma abbassando un po' la testa, perché ogni decisione c'era sempre l'eccezione britannica, ogni problema che dovevamo affrontare c'era il punto di vista britannico. Dopo 5 anni vi assicuro che... Però detto questo, è il paese a democrazia più matura del mondo, con una struttura economica e di ricerca scientifica di alto livello, col migliore esercito, di gran lunga il migliore esercito europeo. Quindi voglio dire, io spero proprio che non se ne vadano definitivamente, ma che stiano buoni, perché sono una parte dell'Europa. E soprattutto, vedete qual è il problema, che soffrono ancora la mentalità imperiale. Cioè quando si va, ed è terribile perché la mentalità imperiale ce li hanno gli americani, ce li hanno, sta arrivando nei cinesi fortemente, ma che ce l'abbiano gli inglesi proprio, non sta né in cielo né in terra, insomma, ecco perché non tengono più, insomma, di fronte alla Germania stessa non tengono più. Però, ripeto, ho affrontato il tema in modo un po' scherzoso e un po' serio, ma io credo che la uscita sia definitiva, anche perché c'è l'incoraggiamento americano. Qui c'è un'altra cosa assolutamente sorprendente: il Presidente degli Stati Uniti va in Inghilterra e sostiene l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e fa il nome del Presidente del Consiglio, del Primo Ministro futuro, dire tu porterai il tuo paese fuori dall'Europa e vive viva. Oh, ma dico che è un cambiamento del mondo, perché l'America ha sempre aiutato l'Unione Europea. Cioè io posso testimoniare, quando costruivamo l'euro bastava un tocco di speculazione internazionale per mandare tutto all'aria. Non lo hanno mai fatto. Non l'ho mai fatto perché l'intelligenza politica di allora,
sia fosse repubblicana, fosse democratica, capiva che l'America non poteva stare da sola. Poi è venuto, la famiglia Bush erano europei. Clinton non era europeo, ma studiato in Europa è diventato europeo. Per Obama l'Europa è un punto comune del mondo e va bene l'universalismo americano. Per Trump è diventato il nemico, il concorrente, e questa è una follia, perché America First, e l'America è un grande paese, all'America dobbiamo, tante dobbiamo essere legate, ma America First da sola non ha senso, non ha alcun senso. Quindi c'è veramente un errore radicale, perché solo l'Europa può tenere, può impedire che ci sia il grande scontro America-Cina. Solo l'Europa lo può fare. Poi torniamo su questo punto perché è centrale, ma ti vorrei fare una domanda, perché altrimenti sembra che prima del giallo verdi c'era una mitica età dell'oro. Stamattina qui dietro l'angolo Matteo Renzi ha raccontato qualcosa sulla nomina di Federica Mogherini nel 2014 alla Commissione Europea, e poi ha detto Enrico Letta, ma Enrico Letta non aveva l'appoggio di nessuno. Enrico Letta aveva l'appoggio delle redazioni italiane, cioè di noi giornalisti, ma non delle cancellerie europee. E poi ha anche detto basta con questa storia di Enrico, stai sereno. Quel governo è caduto perché non faceva nulla, perché la crescita era meno 0,7%, il Parlamento era bloccato, le riforme erano ferme, e infine a chiedermi di cacciarlo da Palazzo Chigi è stato Roberto Speranza, che era il capogruppo del PD e non era certamente un renziano. Te ti torna questa ricostruzione? È una speranza, sì, una speranza effettivamente, però devo dire una cosa, in fondo rapporti internazionali ne ho propri, ti assicuro che Enrico Letta ha la stima di tutti in Europa, e d'altra parte essere il avere il ruolo di preside a Sciences Po con quello che sono i francesi in queste cose significa qualcosa. E poi basta fare questi attacchi personali, no? Basta, 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 dobbiamo piegare le scatole. Se vogliamo davvero affrontare noi le curve che le dobbiamo affrontare, dobbiamo avere quell'ampiezza e quella solidarietà che ci permette di avere con noi il popolo italiano. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. E quindi fidiamola un po'. Ma se tu dovessi dare un consiglio non richiesto a questo governo, che commissario chiederesti? Che ministero, che materia chiederesti per il commissario italiano? Oh, io chiederei la presenza della commissione, poi non me la danno. Quella mi pare complicata. No, io credo che sarà difficile avere delle cariche importanti, sarà molto difficile, per il problema che se c'è una logica nella politica o fanno l'accordo con qualcuno, chinano la testa, chiedono scusa, oppure non hanno niente, insomma. Questa è la verità. Poi, essendo l'Italia un grande paese, qualcosina di secondo o terzo livello finiranno con l'avere, che poi possa essere un'industria o non lo so, il commercio o l'agricoltura, si vedrà nelle contrattazioni, ma certamente non sarà un posto di rilievo nella prossima Commissione Europea. Ma tu temi, a proposito di quello che dicevi poco fa, a proposito del ruolo nuovo degli Stati Uniti di Donald Trump, che i partiti che governano l'Italia possano, il governo italiano quindi, possa diventare uno strumento, non so se consapevole o inconsapevole, da collante dell'Unione Europea a germe di distruzione? Sì, lo penso. Perché se diventi ventre molle, è chiaro che a un dato punto ti fai usare da qualcuno, che sia l'America, che sia la Russia, che sia quello che vuoi, ma se non hai una tua forza, chiedi aiuto, vai a chiedere la carità,
e quindi io penso proprio che possa essere usato, e vedremo come, in qual modo, anche perché non c'è, da quanto si vede, un accordo fra i due partiti di governo su come posizionarsi a livello internazionale. Cioè, uno sembra propendere verso la Russia, l'altro sembra propendere verso gli Stati Uniti, ma di fatto non propendono verso nessuno, cioè nel senso che non hanno più voci in capitolo. Ecco. Quindi io penso, cioè, voglio dire, se fossi degli Stati Uniti, se fossi della Russia, certamente vedo che l'Italia è un'occasione per tenere bassa la testa dell'Europa. Su questo non ho alcun dubbio. Sugli immigrati, di cui parlavamo prima, si gioca anche una questione, ne se ne è parlato molto in questa Repubblica delle Idee, una parola che è molto tornata, la parola identità. La parola identità, le destre, non solo quella italiana, ma le destre sovraniste, le destre populiste, agitano questa parola, l'identità, la tradizione, le radici, il suolo, e poi arrivano a una questione, i valori cristiani. Salvini, scusa se lo ripeto, che in piazza sventola un rosario, bacia un crocifisso. E oggi il cardinale Bassetti, in un'intervista su Repubblica, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha detto qualcosa che mi è sembrato inaudito, cioè cercare di staccare i fedeli dal Papa è sbagliato e controproducente. Dico inaudito non per quello che dice il cardinale, ma credo non era mai successo che qualcuno facesse questo tentativo, staccare i fedeli dal Papa. È successo spesso nella storia che qualche potente, qualche imperatore, qualche sovrano, qualche dittatore andasse dal Papa magari a firmare un concordato, a chiedergli liberami di qualche cattolico scomodo che mi dà fastidio, ma che ci sia qualcuno che usa la politica per staccare i fedeli dal capo della Chiesa cattolica, questo non era mai successo. Al cattolico Prodi che impressione fa? Ma io lo ritengo naturale. Naturale? Sì, lo ritengo naturale perché la Chiesa non può che essere oggetto d'attacco dai sovranisti, perché la Chiesa sta in mezzo al popolo, come ha detto ieri Don Ciotti, no? E quindi tu devi entrare anche sotto questo aspetto per impadronirti del popolo. Quindi per me non è una sorpresa. E d'altra parte, guarda che si sta verificando una cosa stranissima, la strumentalizzazione della religione in tutto il mondo, in tutto il mondo occidentale, voglio dire. Pensate, Trump che manda Bannon in Italia, prende un convento, ricomincia a costruire una struttura religiosa, perché è evidente che entri attraverso la religione nello schema popolare. E in questo momento è il Papa che difende invece la universalità del fatto religioso contro queste rotture. E usare la religione come strumento politico in Europa non era più stato fatto dagli anni 30, quando l'arcivescovo di Colonia benediceva le truppe tedesche, Dio con noi, l'arcivescovo di Parigi benediceva le truppe francesi, Dio con noi. L'Europa era riuscita a fare finire questa strumentalizzazione della religione, perché il messaggio cristiano è universale, e in 70 anni non si era mai usato il rosario gli uni contro gli altri. Adesso c'è il rosario polacco, il rosario ungherese e il rosario italiano. Ma vi rendete conto che una regressione di carattere storico, morale, politico? Però c'è questo attacco, questo è molto significativo, questo attacco sul popolo, è quasi che si immagini la Chiesa come qualcosa di cui non puoi dire è un'elite tecnocratica staccata dal popolo, e quindi devi dire che il popolo è staccato dal Papa. Esattamente, tu devi attaccare la Chiesa perché hai bisogno di dire tutto il popolo.
usare il rosario, strumentalizzarlo nel popolo contro il Papa per dire anche il popolo cristiano è con me contro l'autorità, e entra in tutto il gioco politico che è stato fatto. Quindi quello che mi impressiona è che si unisce a un analogo gioco che viene fatto in altri paesi, ripeto, Ungheria, Polonia, Stati Uniti, ed è un fatto di regressione molto pericolosa nella storia contemporanea. Quindi dobbiamo avere molta attenzione a questi aspetti. Facciamo una previsione sull'Italia. Ci saranno le elezioni in questo anno? Non dico in estate, in questo anno, nel 2019, l'Italia tornerà a votare? Non ne ho la minima idea. E tra l'altro mi ritengo un po' strano quello di dire se il governo litiga andiamo a votare, eccetera. Ma oggi non abbiamo nessuna idea del tipo di scontro che avverrà e quali saranno le macerie che lasceranno per terra. Ma lasciamo che si depositi la polvere e poi prendiamo delle decisioni, perché altrimenti noi non capiamo niente. Ecco, il problema adesso è fare un programma, radunare le forze, cercare di creare una alternativa, perché se non c'è un'alternativa... Adesso arriviamo all'alternativa. Cioè, pensare alle elezioni. Però Zingaretti, Zingaretti dice da mesi: se cade il governo Conte dobbiamo andare subito alle elezioni. Il PD vuole andare alle elezioni, questa è la posizione ufficiale. Oh, posso avere anche qualche punto di dissidio con Zingaretti? Secondo me, quindi bisogna aspettare, vedere come vanno le cose. E poi dopo si prenderanno le decisioni, ma il problema è ricreare, come è stato fatto in passato, una coalizione riformista che rimetta a posto il paese. Se non si fa questo con programmi ben precisi, con la riorganizzazione del paese, con proprio non con Twitter, ma con un bel programma. Ci dicevano che il programma nostro era troppo lungo, ma benedetto il programma lungo, no? Noi dobbiamo ricreare questo programma, renderlo credibile e avere le alleanze sufficienti per poter avere la vittoria elettorale, che se si fa un programma credibile, la vittoria elettorale è avvenuta. Nel mio caso è avvenuto in momenti molto più difficili di oggi dal punto di vista politico, con lo strapotere di Berlusconi, che aveva mille volte i poteri che avevo io, mille, non cento. Abbiamo vinto, ma radunando tutte le forze su degli obiettivi, ricreando quel clima di ottimismo sulla possibilità di ricostruzione del paese, no? Un fatto positivo dobbiamo avere, un fatto positivo, capisci? Allora qui tiro fuori un testo dal mio archivio e te lo leggo, poi vediamo se indovini chi ha detto queste parole. Non è tempo di ritiri sotto la tenda, c'è un'emergenza, bisogna coagulare le forze in grado di affrontarla. Non so se si chiamerà Partito Democratico, so solo che occorre riunire tutte le energie democratiche non assorbite nell'attuale destra. Un impegno in politica serio oggi diventa un dovere. Mo. Romano Prodi, 9 agosto 1994, intervistato dalla Gazzetta di Reggio, 25 anni fa. Beh, devo dire che dopo 25 anni non è cambiato niente. Quindi? E quindi bisogna creare una struttura riformista capace di interpretare i problemi che abbiamo oggi, che adesso lo possiamo fare perché la curva è arrivata. Prima che arrivasse la curva tutti erano incantati dal guidatore, non lo nomino, dal guidatore. Adesso che c'è la curva, noi abbiamo la possibilità di dire il volante lo si drizza in altro modo. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare. E quindi il welfare, e quindi la scuola. Ma vi rendete conto che fra coloro che chiedono di andare in pensione abbiamo un numero impressionante di insegnanti. L'insegnante, il centro della nostra vita,
che è umiliato, è pagato poco, è emarginato. Vabbè, dico, ma questa è quelli che hanno perduto lavoro, che adesso cercano di capire come si può ricostruire una nostra economia. O noi diamo una prospettiva a tutti questi e la possiamo dare, ripeto, la possiamo dare perché arriva la curva, oppure noi, è inutile che noi ci diciamo le elezioni prima o le elezioni dopo, perché se si deve perdere, o perdere prima o perdere dopo, a me interessa poco. Questo è quello che io intendo. Sempre su questo Marcord 25 anni fa, risultati europei 1994, guarda che questo è impressionante. Forza Italia prende 10 milioni di voti e il 30,6. Il PDS, lo ricordate? Guidato da Achille Occhetto, prende 6 milioni 281 mila voti, il 19%, e dopo Occhetto si è dimesso. Elezioni 2019, la Lega ha preso meno voti di Forza Italia di allora, 9 milioni, anche se, essendo diminuita anche l'affluenza, ha preso il 34%. E il PD, che ha detto che è stato un risultato molto soddisfacente, ed effettivamente è stato, ha preso meno voti del PDS dell'epoca, 6 milioni 089 mila voti. Allora, la soluzione nel 25 anni fa si chiamò Ulivo, una coalizione riformista, e un leader, Romano Prodi. Oggi qual è la soluzione? Verso che strada bisogna andare? Non so, chiamiamolo biancospino, non lo so, io vedo tu, ecco. Ma la soluzione politica è chiarissima, cioè noi, ripeto, abbiamo il lancio di una prospettiva e abbiamo il richiamo delle diverse forze politiche, oppure a questo risultato noi non ci arriveremo mai. E invece secondo me c'è la possibilità, perché arrivando alla disillusione ricominciamo a ragionare. Però è evidente che occorre un processo formativo, occorre un processo della classe dirigente, occorre ricostruire quello che in questi anni è stato perduto, perché voglio dire, non ci sono più le sedi dei partiti, non ci sono più le riunioni, però di fronte a noi abbiamo dei partiti che non hanno sede. Potrà sembrare la rete, ma la rete non è il luogo di formazione, la rete è un luogo di espressione, ma non di formazione. E se noi riusciamo a fare le strutture di formazione, noi riusciamo a ricostruire questo futuro. Il problema è veramente federare e dare obiettivi ben chiari. Ripeto, c'è un obiettivo impressionante, l'obiettivo che li raccoglie tutti, maggiore equità. Non c'è mica niente da fare, insomma, abbiamo talmente una differenza di reddito e crescente differenza di reddito, per cui se continuiamo così davvero salta la sanità, salta la scuola, saltano tutte le cose. E qui noi invece abbiamo ancora questa possibilità, e l'Europa è l'unico posto del mondo in cui si ha questa possibilità. Non dobbiamo mica dimenticare che l'Europa ha dato la pace, ma ha dato anche il welfare, cioè è l'unico posto del mondo in cui ci andiamo a curare gratis. E se Dio vuole, quelli che vivono in questa città vedono anche l'efficienza, la capacità e la rapidità con cui si cura la gente. E quindi dico, lo vogliamo perdere questo? Capisci che la paura che si è installata in questi ultimi anni è proprio quello che si perdono queste cose. E noi dobbiamo dare la sicurezza sulla scuola, la sicurezza sulla sanità, la sicurezza sulle pensioni credibili. Dobbiamo dare questa sicurezza e rilanciare evidentemente la ricerca, l'innovazione, tutto questo per i giovani, per agganciare l'Italia al ruolo del mondo, perché nel frattempo abbiamo perso tutte le nostre grandi imprese, tanto per essere chiaro, voglio dire, la unica grande impresa di manifattura si chiama Fiat, ma
si potrebbe chiamare Fiat, cioè Detroit invece di Torino, come ultima della sigla, ecco. E, però abbiamo un paese che ha ricostruito il sistema delle imprese medie, che ha una bilancia commerciale inattivo, cioè di fronte a questo sfacelo politico abbiamo ancora una società produttiva che è attiva, ma quando uno ha una bilancia commerciale attiva vuol dire che esporta più che non importa, e siccome noi consumiamo molto vuol dire che siamo bravi ad esportare. E ripeto, imprese medie ne abbiamo una quantità enorme e di altissimo livello qualitativo. Ma sicurezza è una parola che deve entrare nel dizionario, nel vocabolario, nel programma di un nuovo centrosinistra? Perché ad esempio in questi giorni la socialdemocrazia ha vinto in Danimarca e si è detto ha vinto perché ha una linea dura sugli immigrati. La stessa Spagna di Sanchez, si è detto, il PSOE ha cominciato a vincere quando ha cambiato la linea sugli immigrati. Qui ne ha parlato anche Renzi questa mattina, Minniti aveva una linea che è cominciata nel giugno 2017, Renzi ha detto sì, ma era contraddittoria col fatto che poi quel Parlamento non riuscì a votare lo Ius Soli. Quindi è la sinistra su questo che deve fare sue le ricette della destra, come sembra suggerire qualcuno? Ma prima di tutto la vittoria in Danimarca è un po' più complicata, perché il primo capitolo è salviamo il welfare. Secondo, sull'immigrazione hanno seguito quello che è la dottrina dei paesi confinanti, soprattutto della Germania, quindi è una specie di media europea. Ma attenzione, che la politica sull'immigrazione è selettiva nell'arrivo, ma fortemente inclusiva quando gli immigranti arrivano, cioè l'insegnamento della lingua, cioè il fare un mestiere, cioè la proprio inclusione, come viene chiamata. Il problema nostro è l'esclusione, cioè noi dobbiamo regolare gli arrivi, ma noi dobbiamo avere una politica attiva, mentre adesso viene fatta questa politica di segregazione, che tra l'altro è dannosissima dal punto di vista economico, e invece si promette tra l'altro di mandare a casa tutti gli irregolari, cosa che sarebbe giustissima, doverosa, non ne va a casa nessuno. Quindi abbiamo una situazione assolutamente opposta a quella che è la situazione che si deve. Per non accogliere poche centinaia, perché già, come hai detto tu, dal governo precedente gli arrivi per bar sono poche centinaia di migranti, si rinuncia a organizzare l'immigrazione e soprattutto a regolarizzare quelle centinaia di migliaia di persone che sono attualmente irregolari, cittadini di nessuno e di niente, come in Italia oggi. L'innominabile aveva promesso nel 2018 di riportare nella loro patria di origine 600.000 persone. Ne sono rientrate nel 2019 2143. Vabbè, appunto. Quindi fra 300 anni sarà a posto con la sua promessa. Più o meno insieme alla sostituzione delle rate dei 49 milioni, più o meno nello stesso momento. Va bene. No, beh, questo è il problema. Cioè, è chiaro che noi dobbiamo dare sicurezza ai cittadini, ma questa la si dà facendo rispettare le leggi e avendo una politica attiva. Ma voglio dire, ma vi rendete conto che si scagliano contro la ONG, che non possono manco insegnare l'italiano a quelli che arrivano, trattati tutti come ladri? Ma dico, ma dove avviene una cosa del genere?
però è funzionale, è identico al discorso della religione che facevo prima io, è funzionale nello spaccare la unità di un popolo nel dire noi rappresentiamo voi contro gli estranei. Cioè il sistema della paura ha funzionato e secondo me ha funzionato in modo egregio dal punto di vista che lo voleva fare funzionare, soltanto che siamo arrivati al capolinea. Questo è quello che io penso. Indaghiamo però sul capolinea, indaghiamo ancora un po' su come si costruisce l'alternativa, e abbiamo detto delle parole, dei programmi, dei temi e anche sui soggetti. Allora, questa mattina Renzi ha detto non farò un mio partito, non mi interessa rifare una Margherita, un partito di centro. Carlo Calenda invece ha detto qualche giorno fa se c'è bisogno, se il PD me lo chiede, d'accordo con il PD faccio qualcosa che affianca il PD, e da quello che si capisce anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala sta pensando a un movimento che affianchi il PD. Tu come vedi questi tentativi, queste idee, finora non c'è ancora nulla di concreto, sono iniziative utili, positive, potrebbero servire a qualcosa o sono un altro danno, un altro elemento di confusione? Guarda, io vedo che nelle democrazie moderne, contemporanee, nessun singolo partito può prendere il potere. Neanche, pensate, in Germania ce n'erano due che si contendevano il potere, poi sono diventati tre con i liberali. Poi dopo sono arrivati i Verdi, poi l'estrema sinistra, poi l'estrema destra, ci ha messo 7 mesi a fare il governo. Allora voglio dire, un singolo partito non ce la farà mai a poter diventare leader di governo, a poter governare il paese. È chiaro che occorre una coalizione, che queste persone che hai nominato siano parte del PD o siano esterne, il problema è lo spirito con cui fanno questo, è il programma che hanno, che non può essere conflittuale, ma deve, pur nelle diversità, è la diversa rappresentazione della parte del paese che abbiamo, ma convergere verso la stessa direzione. Insomma, quello che hai letto di 25 anni fa, ma è talmente vero anche oggi, che è inutile poi ripetersi. Le cose stanno così, e quando il PD ha tentato di dire faccio da solo, è andata benissimo, ha perso. Dietro abbiamo Repubblica delle Idee, ha intitolato questi 3 giorni con i dibattiti sempre straffollati, li ha intitolati C'è un'altra Italia. Ieri su questo palco abbiamo visto passare alcuni volti di questa altra Italia, Don Luigi Ciotti, il sindacalista Abubakar Soumahoro, la scrittrice Michela Murgia, Roberto Saviano ha tenuto incollata una piazza enorme per 50 minuti sulle foto dei migranti e degli sbarchi. E c'è questo fenomeno degli striscioni, che è un fenomeno non soltanto anti, credo, qualcosa anche che esprime il tentativo di dire qualcosa, di esserci anche fisicamente. Ci sono state iniziative sull'Europa, tu stesso ne avevi lanciata una per il 21 marzo, l'esposizione della bandiera europea. Mi sembrano tutti mondi, aggiungo gli studenti, aggiungo i ragazzi che sfilano il venerdì per l'ambiente, contro il cambiamento climatico, per fare qualcosa prima che il pianeta si autodistrugga. Ti chiedo, tutte queste forze sembrano in cerca di casa, di rappresentanza, di qualcuno che le metta alla prova. Com'è possibile dare appunto questa casa, questa rappresentanza? Com'è possibile che quest'altra Italia abbia voce, abbia forza e non soltanto qui sul palco di Repubblica e di Piazza Maggiore a Bologna? Ma torniamo a quello che dicevo prima, cioè c'è un fatto educativo, di formazione, ma c'è anche il fatto di fiducia. Cioè io credo che se si comincia, tu hai citato l'ambiente prima,
se si comincia ad avere un'idea positiva e costruttiva sull'aspetto ambientale, secondo me si radunano forze enormi. Se invece anche questo viene strumentalizzato, come viene fatto oggi, viene strumentalizzato per battaglie di piccolissimo cabotaggio, allora noi non finiamo mai, no? Cioè dobbiamo in qualche modo riprendere il senso delle cose. Cioè io non mi sarei mai aspettato che in un paese come questo nascessero le associazioni antivaccino o le associazioni sulla terra è piatta, no? Perché lo ritenevo impossibile. Se questo è avvenuto vuol dire che abbiamo perso la fede, vuol dire che non abbiamo più la forza di dire le nostre idee, la forza di spiegare e di dimostrare che sono valide. Io credo che la crisi economica abbia contribuito moltissimo a creare la paura e io credo che bisogna quindi dare anche una prospettiva di sviluppo ai giovani, a quelli che migrano, a tutta la nostra società di questo tipo. Ma io mi rendo conto che questo è assolutamente possibile perché viviamo in un contesto che è quello europeo, che con tutti i problemi, con tutti i difetti, con tutte le lentezze, però questa prospettiva ce la può dare. Il problema è che noi dobbiamo creare una classe dirigente e creare una coesione nel paese che possa portare avanti questi disegni, che siano realistici e anche coinvolgenti. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Ma ci siamo riusciti in momenti assai più difficili, ci possiamo benissimo riuscire anche oggi. I progetti in campo sono coinvolgenti, questo è interessante perché chiama in causa qualcosa che è anche l'empatia, è anche la passione, è anche l'entusiasmo, senza il quale non c'è un progetto politico vincente. Lo so, il problema più difficile è il coinvolgimento dei giovani, che hanno modalità associative totalmente diverse rispetto a quelle delle generazioni passate. E il messaggio ai giovani è: attenzione, che solo noi possiamo darvi la possibilità di vivere in un mondo pacificato e in un mondo in cui come europei potrete avere un ruolo e potrete avere un futuro e un avvenire. Questo è naturalmente un messaggio difficile che entra ad agio, che ogni anno deve essere dimostrato, ma il problema è cominciare a ragionare nel medio periodo e non per le elezioni immediate. Cioè, mi dicevo, era un convegno, mi ricordo, era in Cina, c'era un accademico cinese che diceva: scusate, ma come fate voi a governare i vostri paesi? Parlava a tutti gli europei. Avete elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali, europee. E dico: ci siamo affezionati, la mia risposta, no? Ma poi interveniva la seconda parte dicendo: no, no, non è questo il problema, non è politico, è che i vostri politici pensano solo alle elezioni immediate e non risolveranno mai i vostri problemi che sono di lungo periodo, che abbiamo elencato prima: sono la sanità, sono la scuola, sono la giustizia sociale e quindi far pagare le tasse, perché stasera non abbiamo parlato di una cosa, che in questo paese sta aumentando la già cospicua evasione fiscale ed è una tragedia unica, è una tragedia unica. Se noi non abbiamo questo, ai nostri figli non possiamo dare nessun messaggio, sia chiaro. E questo è possibile. Io mi ricordo in un momento del governo, una scena che non dimenticherò mai, io avevo un ministro delle finanze che si chiamava Visco, che chiamavano il vampiro, no? Che Dracula. È un uomo di una conoscenza fiscale fantastica. Eravamo appena andati al governo, 3 mesi, non avevamo preso nessuna decisione. Viene da me e dice: oh Romano, qui arrivano soldi a palate,
aumentato l'introito. Dico, ma dico, decisioni non abbiamo prese. Perché? Perché la gente aveva capito che facevamo sul serio. Tutto qua, no? Il problema era questo, che non cercavamo voti, perché a me non interessava il breve periodo, ma semplicemente volevamo affrontare un problema. Allora, qui si pensa sempre a nuove legislazioni, a nuove... Il problema è essere seri e coerenti. Per questo che stasera sono partito elencando i provvedimenti contraddittori rispetto a questi obiettivi di lungo periodo. Se noi cominciamo con questi obiettivi, ti assicuro che il gioco lo ricominciamo a prendere in mano. Ed è un gioco serio, un gioco costruttivo, non un gioco fasullo. Questo è quello che io penso. C'è un pezzo d'Italia dove la scuola, il welfare, ma anche i diritti, ma anche l'identità democratica si riassume, ed è l'Emilia, quel gran pezzo dell'Emilia, da un libro di Edmondo Berselli. Oggi i risultati delle elezioni europee ci hanno detto che la Lega è diventata il primo partito in Emilia. Non rompiamo ovviamente il silenzio elettorale, sono le 8, tra qualche ora finiranno di votare molti emiliani per i ballottaggi in tanti comuni importanti. Perché questo modello è entrato in crisi e siamo in vista della madre di tutte le battaglie, cioè le elezioni regionali in Emilia? È una partita che la sinistra in Emilia può ancora vincere, o la Lega avrà terreno anche qui dopo aver conquistato anche regioni dove non aveva nessuno, ha conquistato l'Abruzzo, la Basilicata, la Sardegna? Ma ti dico proprio sempre esperienza personale. Poche ore fa discutevo con il mio collaboratore, con il professor Sant'Agata, i risultati elettorali in Emilia. Nelle elezioni locali, che sono tante, perché Ferrara, perché Forlì, perché Reggio Emilia, perché Modena, no? Stesso giorno, stessa cabina elettorale, stessa matita, nelle elezioni locali c'è il 7-8% di voti in più. Basta. Perché? Perché qui si amministra bene. Quindi il problema è molto semplice. E in un giorno in cui si è sfocata la rabbia leghista che tu dicevi, c'è la differenza del 7-8% in più, significa che c'è tanta gente che pensa e che aspetta un messaggio di buona amministrazione anche a livello nazionale. Quindi l'Emilia ha avuto delle botte, ma è ancora un esempio, e quando si riflette su di noi, alla fine c'è sempre qualche punto in più di quello che non si riflette al di fuori di questa città e di fuori di questa regione. Lo dico con un minimo di orgoglio, perché poi le cose, quando sono riflesse dai dati concreti, sono poi realtà. Ecco, le cose stanno così. Io credo che quando andremo alle elezioni regionali, l'amministrazione che c'è stata, e quando andremo anche a Bologna, si rifletterà in voti. L'ultima notizia che ti volevo dare: pochi giorni fa ci è stato assegnato un altro dei grandi computer europei, per cui Bologna diventa il centro più importante in Europa, purtroppo non nel mondo, ma in Europa sui big data. Tutti dicono che questi sono il futuro, il futuro, il futuro. Il futuro ce l'abbiamo, il futuro ce l'abbiamo. Ci avviamo alla conclusione, una domanda che ti vorrei fare in conclusione, e capisco che abbia una venatura di pessimismo, ma viene il dubbio, non è che in questo mondo così complicato, in questo mondo globale, questi personaggi da Trump, a Putin, a Xi Jinping, a Bolsonaro, al nostro minore, abbiano terreno facile, perché la complessità richiede soluzioni semplici, come diceva anche ieri sera Roberto Saviano, e l'autoritarismo è una via più semplice della democrazia, che richiede capacità di dialogo, di confronto, decisioni non immediate ma meditate. Vabbè, se tu poni
un futuro così pessimista al mondo, credo che possiamo andare a casa. Quello che dici però è vero, cioè c'è in questo momento dappertutto nel mondo un desiderio di autorità. Nelle Filippine ammazzano senza processo che sono poi trafficanti di droga o invece i nemici politici, poi è lo stesso. Aumenta l'autoritarismo in Cina dove non ce n'era bisogno perché ce n'era già, aumenta in Russia, Pakistan, in India Modi ha centrato il suo autoritarismo, in Turchia, poi veniamo all'Ungheria, alla Polonia, negli Stati Uniti Trump è desiderio di autorità, pensiamo al Brasile dove è andato un leader che nessuno pensava potrebbe diventare un leader, c'è questo diffuso desiderio di autorità. L'unica situazione con tutti i problemi è l'Europa, alla fine, salvo l'Ungheria, la Polonia, l'Italia, il senso degli equilibri democratici, dello stare insieme, del preservare pur in diverso modo tutta una serie di garanzie acquisite è ancora il senso vivo e questo è il nostro futuro. Da soli non ce la faremo mai, insieme agli altri io credo che saremo anche una democrazia nel mondo. Ultima domanda, siamo partiti da un compleanno, da un augurio, io non ho capito, Romano Prodi, in questa costruzione dell'alternativa che ruolo vuole giocare, se vuole giocare un ruolo, se c'è questo dovere di fare politica, che sono parole ancora attuali, qual è il ruolo che il professore pensa per sé? Ma alla mia veneranda età un buon ruolo è quello di andare in bicicletta, studiare, analizzare, scrivere, parlare, ma niente di più. Formare una classe dirigente nuova, dare una sì. possibilità a, appunto, a giovani che non hanno una rappresentanza politica di avere almeno un luogo dove si discute come abbiamo fatto stasera? Ma voglio dire, il ruolo che ho avuto tante esperienze, che ho avuto in vita mia, tante fortune, quello secondo me è di fare in qualche modo la coscienza critica, cioè analizzare, vedere, parlare liberamente come abbiamo fatto stasera, perché vedi, ci devono essere persone in un paese che devono avere un'assoluta libertà e differenziazione fra il proprio ruolo personale e quello del paese, cioè non avere alcun interesse nella propria vita rispetto a quello che si dice, rispetto all'analisi che si fa. Io credo di essere già da tempo entrato in questa fase, no? Scherzosamente dicevo, sono orgoglioso di essere stato rottamato perché vuol dire che ero di ferro, e per il resto quindi... Ma dentro o fuori la tenda? Come? Dentro o fuori la tenda? No, voglio dire, al ruolo politico credo che sia giusto che io non lo ricopri, però sono sempre qui, se l'Alzheimer o il Parkinson non faranno la parte, sono sempre qui disposto a parlare, a morire e anche sorridere, no? Cercare di... Ecco, quello che io devo avere è il ruolo sempre di aggregatore, perché questo è quello che io mi sento di poter fare, dall'esterno ma aggregatore. Va bene, allora grazie, il nostro tempo è finito e ora io vorrei chiamare sul palco Romano Prodi, Carlo Verdelli, direttore di Repubblica. Vi lasciamo il palco, vi presenterà la nuova Repubblica, la Repubblica diretta da Carlo Verdelli. Io ringrazio Romano Prodi e buona serata. Grazie.